Andiamo adesso... avanti con il prossimo panel dal titolo Salute Pubblica, Disabilità, Cure e Assistenza. Introduciamo già i nostri ospiti perché, come potete immaginare, dobbiamo recuperare un po' di tempo. Quindi abbiamo Giulia Lamarca e Andrea De Carlini, Travel Bloggers. Benvenuti, ciao, accogliamole Giulia con un bel applauso, Giulia e Andrea. Ciao ragazzi, prego. Benvenuti tra noi. Andrea Lorenzon, artista e youtuber. Ciao Andrea. Ciao Andrea, Andrea ci farà fare anche qualche sorriso amaro ma interessante. E poi abbiamo Serena Porcari, CEO di Fondazione Dinamo Camp. Chi è toscano la conosce bene, è una realtà straordinaria, e anche chi non è toscano, perché è una realtà internazionale. Allora, Carlo, resti qui con noi. Io mi metto da un lato, ma tanto seguo tutto quanto. Io gestisco i tempi, cerco, se sforiamo, vediamo di rimetterci. Allora, a questo panel ci sono anche alcuni interventi di europarlamentari che, mannaggia loro, non sono venuti in presenza, non hanno avuto il coraggio di venire, ma noi li mandiamo, i video sono già pronti, li vogliamo mandare adesso, così ce li togliamo? Perché io poi parlo con loro. Allora, mandiamo i video. Eccoci. La crisi del Covid-19 ci ha mostrato... Scusate, fermate un attimo, devo presentare. Fermate un secondo. La persona che parla si chiama Eleonora Evi, è deputata al Parlamento Europeo, Gruppo dei Verdi. Prego. La crisi del Covid-19 ci ha mostrato, probabilmente ora più che mai, quanto sia necessaria un'Unione Europea democratica, forte e sociale, e quanto abbia bisogno di riforme fondamentali per funzionare pienamente. Ha dimostrato cosa significhi stare insieme come europei in una comunità politica e ha anche dimostrato che la solidarietà europea non è un concetto astratto. Tuttavia ha anche dimostrato che l'Unione rimane un progetto incompiuto, che la sua lentezza nell'organizzare la solidarietà, i suoi veti nazionali, la sua mancanza di competenze in alcune aree fondamentali, proprio come la sanità pubblica, non sono dibattiti teorici, ma questioni molto concrete. Ora abbiamo un'occasione unica, la conferenza sul futuro dell'Europa. Io mi auguro che questi temi verranno affrontati con coraggio. E la crisi pandemica è un esempio pratico di quanto sia importante una maggiore collaborazione e coordinamento in materia di sanità e quanto probabilmente maggiori competenze a livello europeo potrebbero dare risposte più efficaci nel proteggere la salute dei cittadini. E veniamo dunque alla campagna vaccinale. Mi preme sottolineare un aspetto a mio avviso fondamentale. La tutela della salute è un diritto che va garantito a tutti. Non possono esistere persone di serie A e persone di serie B, paesi di serie A e paesi di serie B. Per questo motivo ho firmato una lettera rivolta alla Commissione europea insieme a diversi altri colleghi eurodeputati per chiedere alla Commissione di essere coerente con le sue dichiarazioni e sospendere quindi i brevetti sui farmaci e i vaccini anti-Covid fino alla fine della pandemia. Ad oggi la produzione dei vaccini è in ritardo e le case farmaceutiche praticamente tengono interi stati sotto scacco. Inoltre, molti paesi dell'Africa, dell'Asia, del Sud America non hanno le risorse per acquistare vaccini o finiscono in fondo alla lista a causa degli accordi prioritari siglati da altri paesi sulle dosi di vaccino. E questo è un danno per tutti, perché finché il Covid imperverserà altrove, potrà mutare e tornare più forte di prima anche nei paesi occidentali, vanificando di fatto ogni sforzo che è stato fatto e ogni euro speso. Abbiamo assoluto bisogno di aumentare la produzione, di condividere il know-how e promuovere la produzione locale in tutto il mondo. Ed ecco perché ho sostenuto l'iniziativa dei cittadini europei No Profit on Pandemic, affinché i vaccini siano considerati un bene pubblico e si ricorra alla clausola di salvaguardia sulle licenze obbligatorie che è prevista negli accordi sulla proprietà intellettuale all'OMC, gli accordi TRIPS cosiddetti, da utilizzare proprio in caso di pandemie. Inoltre deve essere garantita trasparenza dei contratti firmati dalla Commissione con le aziende farmaceutiche e trasparenza degli studi scientifici per verificare l'efficacia e la sicurezza dei vaccini e dei farmaci. Ai giovani voglio dire di partecipare attivamente alla vita politica anche attraverso gli strumenti di partecipazione come le petizioni e le ICE, per restituire il significato originale di tutela della cosa pubblica e soprattutto l'invito a credere fermamente che con i nostri comportamenti possiamo dare una spinta propulsiva verso il cambiamento. Grazie. Allora,
facciamo una cosa, perché sennò si annoiano con troppi video. Visto che ci sono gli ospiti qua, facciamo un po' gli ospiti, poi dopo andiamo col secondo video. Quindi io volevo presentare i nostri ospiti oggi, Giulia, ho perso il filo, scusate, Giulia e Andrea, loro sono travel blogger, quindi io chiederò a ognuno di voi di raccontare in brevissimo la vostra esperienza e poi volevo farvi un po' di domande su quello che è stato detto. E poi per quello che riguarda la Fondazione Dinamo Camp, Serena Porcari, grazie Serena di essere qui, e poi soprattutto, senza nulla togliere a nessun altro, scusate, Andrea Lorenzon, artista e youtuber, che ci racconterà come lui ha raccontato quest'anno di pandemia, ed è molto divertente. Giulia, cominciamo da voi, raccontateci la vostra esperienza. Allora, noi abbiamo preparato un discorso per essere efficaci. Brava, bravi, mi piace così. Questa pandemia è il più grande lunedì della nostra vita. Abbiamo l'opportunità di ricominciare e riprogettare. Per il mondo del turismo, che si è visto crollare tutti i suoi schemi, questo è un momento di interrogarsi su cosa possiamo fare di meglio. Il nostro messaggio è: partiamo dal turismo accessibile. Sì. Parlare di turismo accessibile è complesso quanto trovare dei dati attendibili sulla disabilità. I dati Eurostat stimano che in Europa in media il 17% della popolazione abbia una disabilità. Forse fino ad oggi si è pensato che questo dato fosse poco rilevante e molti lo definirebbero ancora un mercato di nicchia, ma per capire meglio i numeri bisogna leggerli nel loro contesto. Si stima che per ogni persona con disabilità che viaggi si aggiungano tra le 2 e le 3 persone, tra familiari, amici, badanti e caregiver. È molto raro che una persona con disabilità viaggi da sola, quindi se aggiungiamo queste 2-3 persone, arriviamo addirittura a avere tra il 34 e il 51% della popolazione. Quindi non stiamo parlando solo di nicchia, ma di normalità. Potenzialmente viaggiare con una disabilità è un business. Potrebbe essere la normalità, ma non lo è ancora. E diventare un business anche, sì. Perché aumenti... Secondo me è il giusto approccio pensarlo. Scusami, a livello... È vero, hai ragione. Però, hai ragione. No, mettiamolo in termini pratici. Sì, perché poi il mondo vuole anche vedere ma quello. Certo, quindi... il business ci vuole, nessuno fa schifo il business perché ci serve. Quindi, avanti, prego, scusa se ti ho interrotto. Ora torniamo al concetto di viaggio. Spesso erroneamente associato solo al concetto di vacanza, che ci tengo a sottolineare che anche questo comunque dovrebbe essere un diritto. Ma viaggiare significa anche possibilità di lavoro, di studio, di accesso alle cure, di ricongiungimento familiare. Quindi stiamo innalzando un'ulteriore barriera, rendendo i viaggi poco accessibili. Ma cosa finisce? Cosa significa viaggio accessibile? Non vuol dire solo un hotel idoneo, ma vuol dire trasporti accessibili, servizi, attività e soprattutto possibilità di scelta. Il nostro sogno non è avere il museo accessibile, ma città e società accessibili. Cosa voglio dirvi con questo? Che la cultura è uno dei cambiamenti da attuare. Se cambiamo la cultura, cambiamo le idee. E se cambiamo le idee, cambiamo i progetti. Grande Giulia, brava. Occorre quindi progettare già in modo inclusivo. E qui il nostro appello va anche al trasporto aereo, che deve usare questo momento per migliorare e non per fare passi indietro. Spero quindi che non verranno ulteriormente ristretti gli spazi in cabina, per esempio, per ridurre i costi, ma che gli aerei del futuro... vengono progettati pensando a questo 51%. Un altro tema con cui ci siamo scontrati in questo periodo è l'accessibilità alle cure. Il mio medico di base non è accessibile. Quasi sempre i lettini per le visite ospedaliere non sono elettrici, quindi mio marito mi deve prendere in braccio. Io sono psicologa e non saprei nominarvi neanche un nome di uno studio accessibile a Torino. Quindi le persone con disabilità, cioè quelle che tendenzialmente hanno un bisogno di accesso alle cure anche maggiore, si ritrovano anche in questo caso discriminate e messe in difficoltà. Il nostro appello vuole essere questo: partiamo dalle basi. È un contraddittorio fare giornate sull'inclusione scolastica se poi su una scuola su 3 non è completamente accessibile. Brava. Io voglio poter entrare nella mia scuola, voglio poter entrare nella scuola di mia figlia, voglio poter sostenere e scegliere il mio medico di base, voglio poter scegliere il mio psicologo, voglio poter prendere un aereo e scegliere la mia destinazione. Io non solo lo voglio, ma credo che questo sia un mio diritto e credo che questo sia il sapore del futuro. Guarda, bravissimi, perché siete stati molto efficaci e siete stati nei tempi. Vi chiedo subito una cosa. Voi mi pare che abbiate le idee molto chiare, visto che vivete su questa esperienza.
Allora, avete pensato, sempre il discorso di prima, che poi bisogna prendersi le cose, avete pensato in questo momento a stilare, non dico un progetto di legge, ma una lista di priorità, e le avete inviate al Ministero della Salute, al Ministero, avete fatto, provato a fare no, questo? No, però giuro che ci proverò, non l'ho ancora fatto. Bene, siccome ce l'hai già scritta la lista delle priorità, per cortesia la metti in fila e le mandi, e noi ti seguiremo, l'istituto ti seguirà, e a livello di comunicazione rimaniamo in contatto, perché queste sono le cose concrete che devono partire dal basso, perché adesso arrivano dall'alto i soldi, mettiamo insieme l'alto e il basso, vediamo di fare qualcosa di buono. Serena, scusa se ti grande, chiamo per no, nome. No, anzi, è un piacere ascoltarli. E, beh, voi siete un'esperienza unica in Italia. Prima che tu racconti la vostra esperienza, no, prima racconta la tua esperienza e poi ti chiedo una cosa. Io seguo te, quindi ti guardo e tu mi guidi. Tu racconta cos'è Dynamo Camp, noi lo sappiamo, però molti che sono collegati non lo sanno. Facci una sintesi di Dynamo Camp. Sì, allora noi abbiamo portato in Italia un'idea di Paul Newman, dell'attore hollywoodiano, che ha deciso che i ragazzi con disabilità e gravi malattie avessero diritto ad avere una vacanza come tutti gli altri. Sempre le campane, ma tu hai una voce potente. Io vado ma avanti, sopra le campane. Infatti, siamo anzi, più un ottimo delle sfondo. E quindi insomma, questo diritto alla felicità si è trasformato in luoghi, ce ne sono 30 nel mondo, noi siamo, diciamo, rappresentiamo l'Italia, luoghi dedicati a far fare vacanza a bambini che hanno gravi disabilità e gravi malattie, a famiglie che hanno bambini con gravi disabilità, ai fratellini e alle sorelline di questi bambini, e poi aiutiamo i ragazzi che sono ancora disabili a diventare futuri volontari di Dynamo. Quindi questo è importante, perché così riescono a restituire anche quello che hanno ricevuto, perché è tutto gratuito. Allora è chiaro che questa è un po' una follia, perché quando uno si ammala, no, quello che è stato detto benissimo, la vacanza è l'ultimo dei tuoi problemi, e in realtà noi abbiamo visto che questo è forse uno dei diritti più importanti, perché in quel luogo fai amicizia, gestisci la tua malattia, gestisci le medicine, impari a stare senza genitori e molte volte trovi l'anima gemella. Quindi noi stiamo celebrando matrimoni che sono bocciati a Dynamo Camp. Quindi questo bellissimo. Proprio in brevissimo, comunque chi ci vuole venire a trovare, il luogo è aperto ed è sempre stato aperto. Ecco, questo ti volevo dopo chiedere, in questo 14 mesi di pandemia, al netto dei momenti in cui state riaperto, voi avete sempre garantito il vostro servizio, chiamiamolo così? Sì, immaginati riuscito. Un luogo dove la regola è abbracciarsi, volersi, cioè stare vicini, e quindi abbiamo imparato a gestire, diciamo, la cosa. In 48 ore lo staff ha deciso di andare online da marzo, quando abbiamo dovuto chiudere il camp, perché i bambini con gravi disabilità e patologie come l'oncologia e l'ematologia non è che fossero guariti, quindi già vivono l'isolamento, e in più se è l'isolamento obbligato, questo ha fatto crollare una serie di altri servizi che sono stati tra l'altro benissimo citati. Quindi Dynamo Camp è andato online per dire noi ci siamo e proviamo a stare insieme. Purtroppo adesso con questo mezzo, purtroppo per fortuna, perché abbiamo imparato un sacco di cose e ci sarebbe moltissimo ancora da fare sul digitale e sull'inclusione. Detto questo, poi appena abbiamo potuto aprire, cioè abbiamo capito che c'erano delle procedure, che come le fabbriche stavano riaprendo, noi eravamo un servizio fondamentale. Quindi pur da privati abbiamo aperto e abbiamo fatto tutte le procedure, le sanificazioni, esattamente con lo stesso coraggio che state avendo voi, uguale, la differenza è che ci siamo aperti. Qual era il problema? Che i bambini immunodepressi in quel momento storico non potevano venire, quindi già da giugno dell'anno scorso abbiamo ospitato altre categorie sociali. Mamme allontanate dal nucleo familiare per violenza, disabili adulti, anziani, pensate, disabili, quindi senza genitori, ma che comunque vivevano, quindi avevano fatto l'esperienza del lockdown in comunità, e in comunità sono venuti. E abbiamo scoperto che la terapia ricreativa di Dynamo funziona per tutti. E con stare in compagnia funziona con qualsiasi malattia e disagio, è fondamentale la compagnia. Allora, Andrea. Buonasera. Raccontaci come è partito come hai raccontato la pandemia in questo anno. Tu sei un artista, un YouTuber. Sì, ma volevo fare giusto un brevissimo commento sul,
sul contributo dell'eurodeputata dei Verdi, no, volevo dire che non c'è nulla di cui vergognarsi, no, perché l'ho vista tutta nera, e cioè il partito dei Verdi è comunque un partito dignitoso come tutti gli altri, quindi non volevo che si vergognasse mettendosi tutta censurata, volevo che si vedesse. Senti Andrea, bene. Scusami, però sennò a me mi metto già, c'ho le uova fritte in testa. Senti, devo mettermi dove? No, alzati un secondo, hola, vieni qua, okay, perfetto, così ci si vede tutti meglio. Vai. Allora, spiego un attimo chi sono io, no, mi è piaciuta anche la presentazione, il grandissimo, abbiamo l'onore di avere, ma sì, perché come si chiama, Andrea Lorenzon, no, vabbè, allora io sono in giro. Ma sì, io sono uno youtuber, quindi già vuol dire insomma sono mezzo disoccupato e praticamente cosa faccio sono un content creator, per usare un termine ombrello che definisce tante cose, che significa che praticamente io faccio dei contenuti studiati affinché funzionino nei social secondo le regole dei social, che sono diverse dalle regole della televisione, per dire. Principalmente sono un videomaker, faccio dei video, ho un canale di animazione che si chiama Cartoni Morti, esatto. Faccio tanti tipi di video, però quest'ultimo anno mi ha fatto dedicare principalmente alla pandemia, perché insomma ha monopolizzato un po' il tutto. Allora, raccontaci dei tuoi cartoni morti. Allora, cartoni morti. Non c'hai un piccolo video da fare? Hanno detto che dovevo inviare dei video, però a me non hanno avvisato nulla, bastava scaricare su YouTube. Mannaggia miseria, no, non si può scaricare al volo. Queste diavolerie. Ma non si riesce, come non vabbè, detto. Vabbè, ma fida, basta andare su YouTube e trovate va subito. Bene. Raccontaci un attimo. Ho verificato che mi trovate subito. Praticamente sono dei cartoni animati, ho cominciato nel 2017, in cui parlo un po' di tutto, ma prevalentemente c'è il filo comune che è l'Italia. Siccome è il nostro bel paese, l'Italia, tutti i cartoni italiani, siccome i cartoni animati in Italia sono molto pochi, abbiamo solo pochi esempi, tipo Adrian, la serie Evento, che è tipo il classico italiano, che abbiamo solo quello, e quindi io mi sono detto, se io faccio qualcosa che ha come tema l'Italia, quindi ambientazioni italiane, non solo città grandi, proprio anche città piccole, piccoli borghi, il sindaco di Lignano, cose così, allora io sono sicuro che in tutto il mondo sarà difficile che ci sarà qualcuno che farà la stessa cosa, perché l'Italia è solo roba mia, e quindi che conosco io e gli italiani, e quindi so di non avere concorrenza mondiale, perché è molto più caratteristica, so di fare una cosa che non si vede abitualmente, perché noi siamo abituati anche in quanto italiani che hanno questa ammirazione sfrenata verso o il Giappone o gli Stati Uniti come animazione, a scimmiottare un po' questi paesi, quindi anche a creare dei personaggi che si chiamano Kevin, tutti questi nomi inglesi. Invece con gli armadietti e università. Mentre io ho il sindaco di Lignano, ho Stego Sandro, il tipico nome che comunque danno, San Stego Sandro. E quindi cerco di ambientare e dare un sacco di connotazioni italiane. Ma perché per morti? Perché al contrario di cartoni animati. Ah, ecco. Non l'avevo non c'era colto, una grande, un grande lore dietro. E poi dopo torniamo agli altri. E come è raccontata la pandemia? Ce lo puoi? In brevissimo, giusto, perché dopo mi preparo per la seconda domanda che sarà tosta, che non so quale sarà, però immagino che sia tosta. Di che siamo, mica come ho parlato, io ho sempre trattato, ogni tanto trattavo degli argomenti un po' controversi, tipo il secondo o terzo video che ho fatto nel 2017 era sui vaccini, quando non erano ancora di moda. Sono un preveggente. Ecco. Poi anche sull'omeopatia, sulla terra piatta, che non è così controverso, insomma. Cos'è questo, il gong? No, tranquillo, tutto sotto controllo. Okay. C'è il mio orologio che va bene. Quindi ho sempre trattato temi di controversi perché mi piaceva trovare il modo comunicativo per affrontare questi temi in modo che fosse divertente e che non parlasse a chi già la pensa in un certo modo, ma arrivasse a più persone possibili. E con la pandemia, dato che è tutto diventato monopolizzato da questo stesso argomento, sono fiorite tutte le controversie possibili, immaginabili, e allora mi sono visto proprio in automatico, mi sono spinto a cominciare a trattare diversi... Il virologo, anche te hai creato il virologo, l'epidemiologo, no? No, però ho fatto dei video comunque in tema sulle mascherine, sul vaccino, perfetto. Su tutti i temi caldi, insomma. Bene, allora ho detto anche io la mia, perché insomma volevo anche io avere il mio spazio. Tutti a scaricare i cartoni morti. Adesso no, basta vedere in streaming. Su adesso manderei il video di Jacopo Melio, che è consigliere regionale in Toscana. Io ho conosciuto Jacopo, ho avuto l'onore di premiarlo qualche anno fa. Prego. La parola cura è una parola meravigliosa. È una parola accogliente, morbida, che abbraccia, profumata. Avere cura di qualcuno, rassicurante. Ecco, anche la parola assistenza è una parola bellissima. Assistere, sostenere, è una parola che ti accompagna, che ti,
che ti tiene. Ecco, assistenza e cura per una persona con disabilità sono due parole fondamentali. Immaginatevi un ragazzo come me di 29 anni, quasi 30, che domani vorrebbe provare ad andare a vivere da solo e costruirsi la vita che ha sempre sognato. Ecco, per lui quella libertà, quel futuro, ha un costo ancora oggi troppo, troppo elevato. L'assistenza e la cura non tutte le persone con disabilità oggi se ne possono permettere. Ecco perché uno Stato democratico, uno Stato civile, un paese che ha fatto nella libertà, nell'autodeterminazione, uno dei suoi pilastri, oggi ha ancora tanto, tanto da fare, da lavorare per garantire quell'assistenza e quella cura che purtroppo continuano a mancare. Ecco, immaginatevi tutto questo, ancora di più amplificato nel periodo della pandemia, in un momento dove ognuno di noi vive isolato l'uno dall'altro, isolato dalle istituzioni, isolato dalla politica. Ecco, noi oggi dobbiamo fare ancora più attenzione, aprire ancora di più gli occhi e le orecchie verso quella fragilità che ogni giorno deve sgomitare già a cose normali per potersi costruire e ritagliare un proprio spazio nel mondo. Quell'assistenza e quella cura, quella parola, quelle parole rassicuranti, ancora oggi, ancora più di ieri, vengono a mancare o perlomeno non sono pienamente garantite. Ecco perché dobbiamo tutti impegnarci per costruire una rete di servizi, una rete di opportunità, una rete di mani che si tendono verso l'altro per provare a intercettare i suoi bisogni, per provare a capire che dall'altra parte non c'è una categoria, non c'è un pacchetto con un'etichetta sopra uguale ad altri disabili, no? Il gruppo, il recinto degli esamini. Dall'altra parte c'è una persona che è una risorsa, una persona che ha delle abilità, delle potenzialità che noi dobbiamo assistere, che noi dobbiamo curare per fare in modo che possano prendere piede nella società esattamente come tutti gli altri. Assistenza e cura, non ce lo dimentichiamo, perché solo così, solo avendo cura dell'altro, ora, oggi, più che mai, in un momento così difficile e complicato, dove non possiamo e non dobbiamo lasciare nessuno indietro, solamente con la cura potremo raggiungere veramente una società inclusiva e su misura di tutti. Assistenza e cura. Che parole meravigliose. Grazie Jacopo, mi dispiace che Jacopo non sia qua perché vi assicuro è una persona molto simpatica e ci avrebbe intrattenuto molto, in maniera molto divertente. Peccato, la prossima volta. Allora, ho io una domanda velocissima prima per Andrea, Giulia e Serena e poi per Andrea, Giulia e poi tu Andrea un'altra domanda diversa. La domanda per voi è questa e poi dopo chiudiamo. Allora, la pandemia ha dimostrato che cioè, è stato un disastro. Non abbiamo avuto niente, eravamo senza nulla, non avevamo le sostanze per fare tamponi, dei vaccini non se ne parla, l'assistenza medica, nulla, proprio disarmati. Quindi quello che volevo chiedere è questo, dopo questa drammatica esperienza di 14 mesi, e speriamo che finisca qua, secondo voi è giusto rinunciare a un po' di sovranità nazionale e delegare all'Europa la gestione comune di alcune regole fondamentali in caso di questo genere, per esempio un piano antipandemico che valga in tutti i paesi, cioè renderci autonomi nella produzione di tamponi, mascherine, tutti i vari dispositivi che non avevamo per i vaccini, merita rinunciare a sovranità nazionale in nome di questo? Prima Giulia, Andrea e poi Serena. Ma io direi di sì, perché il concetto è: o se ne esce uniti o se ne esce con i confini più alzati. La parola confine non sta solo nella linea di, appunto, di, come si può dire? Italia, Francia, destra, bravissimo, sinistra. Italia, Francia, destra, sinistra, ma sta nel tutta una serie di concetti e valori.
Quindi secondo me la risposta è sì, perché bisogna avere delle risposte unite, condivise, che rappresentano tutti, cioè questa è la sostanza secondo me. Andrea? D'accordissimo, perché diciamo che quello che ci ha insegnato questo periodo, e ce l'ha insegnato un po' a gamba tesa, che appunto italiano, francese, ma anche brasiliano, cinese, siamo molto simili sotto tantissimi aspetti, e quindi secondo me è giustissimo che ci siano delle regole, regolamentazioni molto più, diciamo, in linea. Condivise. Sì, condivise. Ogni tanto leggo, qui fai la quarantena 5 giorni, là 14, qua 21, anche ma quindi cosa viaggia. Serve? E quindi... Anche da cittadino mi dico, ma quindi quello che sto facendo, quello che mi dicono di fare è la cosa più giusta, è la cosa che hanno deciso qui perché gli andava, e perché di là lo fanno diversamente? E quindi secondo me sì. Come, quindi, non ci sono paesi, cioè, come non ci sono persone di serie A e di serie B, non ci sono paesi di serie A. Assolutamente, serie B. Poi cerchiamo di fare gruppo, perché non siamo cioè da soli non si va da nessuna parte. Ora lotto con le campane. E siccome siamo in un contesto europeo, e io approfitto per ringraziare il Parlamento europeo, che ha creato le condizioni anche economiche per aprire e fare questo evento, quindi ringraziamo il Parlamento europeo. Serena, brevemente su questo, voi siete d'accordo? No, rido, scusa, perché quando parlo pare che ci sono le campane, e che mi fa piacere, bene, ovviamente. Allora, io penso, una bella voce va sopra. Esatto, io penso di sì, soprattutto perché questo non toglie la responsabilità dell'azione nazionale. Cioè, io credo che le regole devono essere comuni, e siamo tutti, no? Non ci devono essere paesi di serie A e serie B. Ma dall'altro lato il nostro paese, no, l'hai detto benissimo prima anche tu, le varie istituzioni anche locali hanno la responsabilità di comprendere, agire e far lavorare gli strumenti. Cioè, se noi fossimo stati alle regole dovevamo stare chiusi, certo. Ok? Perfetto, in quel momento lì la prudenza era più pericolosa del coraggio. Che cosa conta di più? Delle persone che hanno bisogno magari di uscire, di stare insieme e di trovare un respiro, o di seguire le regole in quel momento? Quindi le regole non mi dicevano di stare chiuso, mi dicevano cosa dovevo fare, ma poi c'è un livello di responsabilità personale e anche nazionale che va fatto agire, perché sennò la paura è sempre che uno si nasconda, no? Dietro una macro decisione, e poi questo è un po' quello che io ho sofferto di più, noi abbiamo sofferto di più in questo periodo. Quindi, siccome nel PNRR italiano ci saranno qualcosa come 12 miliardi, adesso non vorrei sbagliare, per la sanità, e per sanità si intendono tante cose, lo so, adesso mi fermo, prendiamo appunti, prendete appunti, Commissione, Parlamento Europeo, prendete appunti, facciamo questo. Andrea, velocemente ti voglio chiedere, ma la comunicazione ufficiale in questo anno e mezzo, televisioni, giornali, com'è andata secondo te? Devo essere, come dice la sua collega, telegrafico, no? Sì, no, mio collega, per carità, quella è un... Allora, io quello che ho scoperto con questa pandemia, conoscendo anche diversi giornalisti che poi mi hanno contattato, eccetera, esclusi alcuni tipo il Post, che non smetterò mai di elogiarlo perché secondo me fa un servizio incredibile, e i giornalisti presenti, che sono tutti delle bellissime persone, ho scoperto che i giornalisti, proprio ingenuamente... non hanno nessun tipo di sensibilità verso il messaggio che traspare dalla notizia. Cioè loro danno la notizia, loro si preoccupano che sia vera innanzitutto, perché sennò vengono querelati molto semplicemente, i giornali poi la distorcono per fare l'occhiolino più a destra o a sinistra, ma in base alla loro linea editoriale, non valutano assolutamente l'impatto. Ti faccio proprio un esempio velocissimo. Grazie per la lezione. No, ti faccio, questo secondo me, sono perché mi occupo della comunicazione. L'esempio proprio velocissimo, ad esempio, mi viene in mente il titolo di Repubblica, che non è un giornale tipo Libero, carta straccia, è proprio il secondo giornale più venduto, ha titolato AstraZeneca paura in Europa, prima pagina. Lo so. Uno che fa un titolo così, hanno fatto un danno. Io pensavo, in buona fede, l'ha fatto solo per vendere più copie, fare più soldi, e tutta la mia rispetto per questo. E invece, secondo me, non ha nemmeno pensato all'impatto che poteva avere. Cioè, non è che ha detto, guarda, io sono disposto a mettere in pericolo le persone con questa notizia allarmistica, però sono disposto a farlo perché comunque ci becco un po' grazie, di soldi. Grazie, dobbiamo valutare l'impatto. Secondo me, proprio lo fanno ingenuamente, perché, ad esempio, altri colleghi un po' più piccoli, ad esempio, intervistano Novax, medici Novax, senza nessun contraddittorio, senza dire, guardate che quello che sta dicendo non è proprio così, perché... Fanno la semplice intervista per dovere di cronaca. Quindi, secondo me, manca proprio la sensibilità di capire che c'è un messaggio dietro alla notizia, oltre al contenuto stesso. Ho sforato di 8 minuti, non tantissimo. Iscrivetevi al mio canale, mi basta sapere. Quindi,
Cartoni Marti, Dynamo Camp. Grazie. Mi raccomando, Giulia e Andrea, io voglio la lista. Adesso ci lasciamo i numeri perché la lista deve arrivare a chi di dovere, ok? Grazie per ora, arrivederci. Grazie.